Sandro Santoro, piccolo passo da Brescia a, da Mantova a Brescia, e sempre però inserito nei quadri di squadre importanti, come è giusto che sia per un uomo della sua esperienza. Buongiorno Sandro e grazie per la tua disponibilità. Buongiorno, grazie Allora, valutiamo un po', Sandro, tre aspetti mi piacerebbe valutare. Il primo, siamo passati dalle fantasie estive, no? Di giugno, inizio estate, il girone est, il girone ovest, il sud, il nord, qui ci sono più forti, lì ci sono meno forti. Oggi tu hai la possibilità già di valutare i due gironi alla luce di come si stanno, formando gli organici. Che idea ti sei fatta? Intanto è emersa un po' per tutti la difficoltà di costruire le squadre, perché in un campionato unico, seppur diviso in due gironi come il nostro, sia quello est e quello ovest, credo che comunque proprio per livellare un pochettino la qualità tecnica dei due gironi si è dovuto andare un po' a rispolverare un bel po' di giocatori italiani, perché 7 per squadra su per 32 squadre obiettivamente ha dato una difficoltà in più rispetto a quello che poteva essere il passato. E quindi partendo da questo presupposto, intanto ci sono sempre aspetti negativi che possono essere il fatto che costruire le squadre non è stato semplice per nessuno. Forse noi a Brescia abbiamo avuto qualche vantaggio in più perché, avendo riconfermato quattro giocatori dell'anno passato, magari questo è risultato comunque un fatto positivo e comunque un'opportunità. Le altre squadre invece hanno dovuto effettivamente fare i conti con un mercato veramente molto complesso, però alla fine più o meno ce l'hanno fatta tutti, manca solo qualcosa, qualcuno che deve rifinire, qualcuno che magari cerca ancora qualche pezzo italiano che magari si trova un po' nascosto dietro i programmi di qualche squadra di Serie A, che poi dopo le prime settimane d'allenamento cominceranno chiaramente a scremare anche il numero di questi giocatori. Però la cosa più importante è che ci darà possibilità ai giovani di essere protagonisti.